siamo con Maya Caon. Maya, oggi esordio, non dal primo minuto, comunque sei subentrata Giulia Reginato. Che emozioni hai provato? Emozioni forti, ero tanto agitata, però sono stata abbastanza pronta per entrare come voleva il mister e sono contenta di aver fatto questo esordio. Diciamo che anche le compagne ti hanno aiutato Sì, sicuramente. mi hanno aiutato molto, sono subito venuta incontro per tranquillizzarmi e quindi sì, è bello avere una squadra che ti aiuta. C'è stata una parata in occasione dei tuoi 15 minuti circa, abbastanza semplice, comunque in elevazione. Sì, diciamo che sulle parate in elevazione sono, cioè, Devi migliorare sicuramente. sì. Comunque questa parata è venuta bene. Sì, sono contenta. Per quanto riguarda il campionato della partita di oggi, 5-0 è il risultato finale sul Castelnuovo, dovevano essere 3 punti e 3 punti sono arrivati. Sì, abbiamo giocato abbastanza bene, ci sono state secondo me delle occasioni che potevamo fare gol, però mancate, però comunque è andata una partita andata molto bene. Sono stati, come dicevi, 3 pali e questi non hanno contribuito sicuramente a innalzare il punteggio, comunque la prova è soddisfacente. Sì, abbiamo giocato bene, ripeto. Mi è piaciuto il gioco della squadra e stiamo migliorando molto, grazie anche all'aiuto del mister. Allora, mister, 5-0 il finale, oggi si badava più al gioco, sinceramente, che magari alla rotondità del punteggio. Sì, veniamo da 2 settimane di lavoro pesante, quindi dopo le feste ci poteva essere magari un attimino di stanchezza, di rilassatezza. Le ragazze invece hanno affrontato la partita col piglio giusto, con la voglia di giocare a pallaterra, quindi anche di far vedere una discreta qualità. E il risultato passava in secondo piano perché abbiamo cercato altre cose, quindi soddisfatto della prestazione. Devo dire anche che si vede già la mano del mister in qualcosa, sicuramente si è visto di nuovo. Spero, perché sennò lavoreremo durante la settimana per niente. Comunque ho un gruppo di ragazze spettacolare, ho 22 ragazze serie, sempre presenti e danno sempre il 110% ogni allenamento, sono tutte a disposizione, quindi il mio ruolo è semplificato dall'intelligenza di questo gruppo. Ultime 2 cose, l'esordio di Maya Caon oggi e poi domenica prossima un test importantissimo. Sì, la Maya è una ragazza del settore giovanile, quindi si allena con noi tutta la settimana e per l'impegno e per la qualità, e oggi mi sono sentito di farla esordire, quindi è solo un punto di partenza per lei, deve lavorare, impegnarsi come sta facendo adesso e prendere da esempio delle ragazze con più anni che giocano con lei. La settimana prossima abbiamo uno scontro diretto, poco che ci giriamo attorno, quindi dobbiamo aumentare l'intensità, la concentrazione, ma questo so che non è un problema con le ragazze che ho. Siamo con Mister Mucci. Allora, mister, ricorda un po' il Pescara, questo Castelnuovo, nel senso la scorsa stagione non aveva fatto molti punti nel girone d'andata, ma ne ha fatti tantissimi nel girone di ritorno. Come potrà crescere questo Castelnuovo? Beh, innanzitutto io vorrei fare i complimenti a Vittorio Veneto per come ci ha accolto, per come ci ha rispettato in campo. Niente, noi siamo una squadra molto giovane, grintosa, e cercheremo con il lavoro di andare avanti per portare almeno i primi punti del girone di ritorno. Cosa le è mancato secondo lei? Un po' di esperienza sicuramente per una neopromossa di un campionato regionale abruzzese, comunque affrontare un campionato nazionale è tutt'altra cosa. Sì, indubbiamente abbiamo trovato squadre che sono veramente a un livello molto superiore, ma a prescindere da questo hanno un'organizzazione consolidata. Noi veniamo da un campionato di Serie C abruzzese molto competitivo, questo sì, però che non ci dava spazio nel conoscere le altre realtà fuori dal campionato nostro. Però diciamo che ci stiamo piano piano ambientando, ci stiamo mettendo abbastanza parecchio perché abbiamo abbastanza problemi sulle ragazze perché sono piccole, quindi si devono ambientare ancora di più. Però siamo molto fiduciosi
il prossimo futuro. Diciamo che lo show l'hai dato proprio tu in panchina, vedevamo dalla tribuna indicazioni, tantissime indicazioni sia per le tue ma anche per la squadra avversaria. Ma sinceramente loro sono abituate così, altrimenti diciamo perdono la loro identità. E poi le ripeto, mi è piaciuto moltissimo vedere giocare il Vittorio Veneto. Mi è piaciuto moltissimo a delle ragazze di qualità, di spessore superiore, la numero 5, la numero 9. E devo fare i complimenti al mio collega che ha saputo veramente gestire con poche indicazioni, senza fare come me lo show, e a portare i 3 punti a casa, meritatissimi, meritatissimi veramente. Complimenti a Vittorio Veneto. Ringraziamo mister e buon campionato dunque. A voi tutti, grazie.